Sono aumentate di circa il 20% le richieste ai gruppi di giocatori anonimi di Ravenna, che rappresentano due delle 12 realtà che si trovano sull'asse della Via Emilia da Rimini a Parma. Diciamo che nel nostro territorio ravennate il giro delle persone che ci hanno chiesto aiuto e che frequentano in questo momento è circa sulle 50-60 persone. Rispetto all'anno scorso si diceva un più 20%. Sì, più o meno un 20%, anche se noi non facciamo statistiche o non abbiamo, diciamo, non facciamo ricerche, però sì, è verissimo, cioè 15-20% di aumento c'è. Alberto, 40 anni, come è iniziato il vortice del gioco? Ah, il vortice del gioco è iniziato fin da ragazzino, 15-16 anni, quando una volta davano i buoni consumazione al bar e poi dopo da lì i buoni consumazione si sono passati ai soldi e quindi uno giocava per vincere dei soldi. Ho continuato a fare debiti su debiti, finanziarie su finanziarie, mi sono ritrovato ad avere troppi soldi in giro da dare alla gente, avevo 7 finanziarie aperte, mi sono giocato circa 200 milioni di vecchie lire sicuramente, fino a quando il 21 gennaio del 2010 sono entrato nel gruppo di giocatori anonimi e da lì non ho più giocato. Sul tema del gioco d'azzardo continua ad essere alta l'attenzione della regione. Agire sempre sulla prevenzione, sulla cultura diffusa per una sensibilizzazione rispetto a questo tema e a questo importante problema che diventa poi un problema sociale di una comunità.